Allora, buonasera a tutti i cittadini che ci seguite dai canali social e dei giornali. Buonasera soprattutto ai ragazzi, che hanno portato la Coppa Italia di Serie C1, ad Augusta. Buonasera ai loro dirigenti, al presidente, al patron, al capitano Passanisi. Un abbraccio ed un saluto virtuale al mister Armenio che non è potuto essere con noi stasera. Devo dire che è una settimana particolare. Abbiamo premiato nei giorni scorsi, abbiamo dato un riconoscimento al giovane augustano Lodin che ha vinto i campionati di statistica nazionali e oggi siamo qui per dare il giusto risalto, il giusto riconoscimento ad una vittoria sportiva che non è di una società, di una persona, di un gruppo, ma che è di tutta la città. E quindi da subito, quando ci siamo sentiti, e ringrazio sia il presidente che Giovanni Santanello, ci siamo sentiti e abbiamo detto dobbiamo portare la Coppa a Palazzo di Città per dare il giusto risalto a quello che avete fatto. Non capita tutti i giorni vincere una Coppa e devo dirvi grazie quindi a nome di tutta la città. In un contesto, e io no, non possiamo non ringraziarvi nel fare quello che fate ogni giorno, anche tra le difficoltà di una città, di una struttura che ha delle difficoltà, non ci nascondiamo, su cui ormai sono prossimi i lavori di riqualificazione, ma il messaggio che con questa vittoria avete dato alla città, ai giovani, vedo tanti giovani, tante facce giovani che si apprestano a fare sport di qualunque genere, vincendo un trofeo importante. Quindi io vi ringrazio. Abbiamo preparato come amministrazione, ci sono gli assessori Carrabina e Padania, l'assessore Pasqua vi saluta, ma è fuori sede, stasera. Lo dico. No, dico, è andato l'assessore Pasqua alle figlie che studiano ovviamente fuori, è andato a trovare le figlie, nel frattempo ne approfitta per vedere domani sera il derby probabilmente. Io che sono tifoso interista gli ho detto speriamo Cadaghiumma, giusto? Però non lo so, facciamo gli scongiuri, lo vedremo domani sera. Quindi, ci tengo a dare la parola nel ribadire i ringraziamenti e la promessa anche che costantemente manteniamo, ma cercheremo di essere ancora più attenti, di vicinanza alla società, con tutto quello che possiamo fare. Grazie di cuore a tutti quanti. Io non so, cioè so che la squadra è formata soprattutto da uno zoccolo duro di augustani e poi come Peppe per esempio e tanti altri che vedo, ci sono anche ragazzi che arricchiscono da altre zone, diciamo, della provincia di Siracusa. Quindi grazie veramente a tutti quanti perché avete portato in questa città un trofeo che serve per dare speranza, fiducia e passione a tutti quanti e soprattutto in uno sport che ha dato tanto a questa città e che ci auguriamo con il contributo di tutti possa crescere sempre di più, anche grazie a chi da sempre si impegna per portare dei risultati. Poi io sono dell'opinione che i risultati sono importanti perché a nessuno piace perdere, però è anche vero che fare sport, far fare sport ai giovani, creare gruppi, comunità, eccetera, eccetera, è sempre importante a prescindere dai risultati. Poi nessuno vuole perdere
e quindi è giusto anche guardare ai risultati. Grazie ancora, do la parola a Giovanni Santarello, al padrone. A Giovanni Santarello, il padrone come fatto storico del calcetto. Come memoria, città, memoria storica. Che stasera mi sono abbastanza soddisfatto nel vedere Iano Mazziotta, che rappresenta anche una grossissima presenza dello sport augustano, anzi uno sport che andrebbe molto di più aiutato, ma è veramente lì al Palaionio ha avuto sempre la porta aperta e ha continuato ad averla, continuando a fare e ottengono ottimi risultati. L'avvocato Pera, Piano Ghirlanda, persone... Ah, non siete, questa tenda, questa cosa... La puoi abbassare se ti dà fastidio. La presenza di, dicevo, di Iano Mazziotta, di Ghirlanda, dell'avvocato Pera, che sono persone che ci sono stati vicini nei momenti belli dell'Augusta. E anche nello stesso palazzetto dove siamo andati a vincere questa Coppa, contro due squadre molto agguerrite, che erano il Lamezia Terme e il Marsala, ma agguerrite sia con presenze delle città di appartenenza, assessori, cose, cioè erano venuti là per prendersi la coppa e quindi ci sono rimasti un po' male. In quel palazzetto Augusta era sempre presente, perché quando l'hanno aperto ci hanno chiamati per fare la prima partita, perché l'Augusta in Sicilia rappresentava, e non solo in Sicilia ma in tutta Italia, rappresentava qualcosa di importante. Vi devo dire che l'altro giorno mi sono emozionato perché non credevo che di nuovo si potesse risvegliare questo senso dello sport vero, di vedere questi ragazzi che si sono tolti la vita, perché due partite attaccate con questo benedetto Covid che a noi ci ha massacrati, abbiamo avuto più di 8 ragazzi colpiti da questa storia, quindi non si sono potuti allenare, poi sono guariti ma erano indietro come preparazione. Vederli correre per tutte e due partite e portare a casa questo risultato mi ha veramente emozionato, pensando e ripensando a quante cose avevamo fatto in questa città, in questo sport. E posso dirvi che parecchia gente ha telefonato, si è congratulato, ci sono stati degli ottimi articoli sulla stampa. Vale la pena impegnarsi. Non solo, signor Sindaco, ma le posso dire che ci sono diversi ragazzi che vengono, che stanno partecipando alla scuola calcio e tutto il resto. E ne abbiamo veramente bisogno, di che la città sia un tutt'uno, non come c'era capitato nel passato, che abbiamo lasciato le chiavi e ce ne siamo andati, perché fare sport non è che ti porti qualcosa a casa, fare sport togli tempo alla famiglia, a tutto, e lo fai per questi ragazzi. E la cosa più bella è vedere il sorriso nel volto di un ragazzo che vince qualcosa, o se non vince ma che ha partecipato con molta serenità e con gioia. Quindi io la ringrazio, ti ringrazio per averci invitati e per vedere questa benedetta coppa, portarla ad Augusta. Adesso continueremo su questo livello, a livello di Serie C, anche perché non ce l'ho abituato alla Serie C, devo dire. Siamo stati sempre a livello di Serie A, o del genere. Però la soddisfazione che ci ha dato è enorme. Un'altra persona che io spero che sia sempre vicino a noi, Antonio Mameli, che è stato sempre uno storico tifoso che ha tenuto il nome della nostra squadra. Io vi ringrazio tutti quanti di essere qua, mi dispiace per alcuni che non ci potevano essere per via del lavoro, ma non ha importanza, l'importante è cominciare, così come quando abbiamo presentato la squadra, abbiamo detto ti posso garantire che ci impegniamo seriamente, anche se non riusciamo ad ottenere niente in questa fase, però spero che nelle tue frasi ci sia qualche segnale più spinto, perché sono tutti ragazzi eccezionali che tolgono veramente spazio alle proprie famiglie, a tutto, per fare qualcosa. Lo fanno veramente con il cuore, e per questo colore nero verde della nostra città fanno sacrifici immensi. Grazie a tutti. Grazie Giovanni, ci tenevo anche io a salutare tutti i presenti già citati da Giovanni, e prima di dare la parola al presidente salutiamo anche Sebi Di Franco, che penso che vi segue come l'icona dello sport augustano. Il dirigente in campo, ok. Non l'ho salutato perché era dirigente. Già c'è, ok. Presidente. Intanto saluto tutti i ragazzi intervenuti, le altre persone che hanno riempito qua la sala, e soprattutto voglio ringraziare il sindaco per averci invitato, è una persona che io apprezzo e stimo moltissimo, e ora apprezzo molto ma molto di più dopo la notizia che ho ricevuto, caro sindaco. Lei
lo apprezzo ancora di più, lo stimo ancora di più perché ci ha riferito a me e a Giovanni che lei è interista. Sì, confermo. No, perché purtroppo io ho una squadra tutta di juventini, eh. E questa è una grande pecca, devo essere sincero. Comunque, lei è stato praticamente gentilissimo ad invitarci quando stavamo per arrivare a Messina, ci ha telefonato, a Pietro, quindi abbiamo apprezzato moltissimo e poi abbiamo esternato i suoi auguri a tutta la squadra negli spogliatoi. E questa era una promessa che noi, quando siamo intervenuti qua a settembre, ci eravamo fatti, infatti, no? Avevamo sposato tutti un progetto di un a lunga gittata, diciamo così, però stiamo già cogliendo i primi frutti, tant'è che insomma dopo ottobre, novembre, dicembre, gennaio, dopo 4 mesi abbiamo mietuto già il primo successo, la Coppa Italia regionale, che era da molto insomma che l'Augusta Calcio 5 non vincesse qualcosa. Abbiamo vinto già una Coppa Italia col Prato qua ad Augusta e ora insomma cerchiamo di rinverdire i vecchi allori, diciamo così. È stata un'esperienza bellissima, ci hanno fatto i complimenti tutti, anche perché quando praticamente trattasi di Augusta Calcio a 5, insomma, è la storia del calcio a 5 italiano, non solo siciliano. C'è stato il nostro praticamente rappresentante delegato regionale che ha fatto un errore madornale che è stato rilevato anche da Giovanni Santanello quando ha detto la storia del calcio a 5 regionale, non è così praticamente, no? Ha dato praticamente lustro al calcio a 5 italiano, ha dato praticamente fra i migliori giocatori, e tuttora ce n'è uno praticamente che è stato qua, Babalù Merlin praticamente, che gioca in nazionale ed è il capitano della nazionale. Io spero ad aprile, maggio, quando praticamente si concluderà la stagione agonistica, di essere nuovamente invitato qua. Noi prenotiamo il salone già, così. Sì, con un allora ancora più prestigioso, diciamo. Non voglio dire che cosa sarà, ma insomma ce lo immaginiamo tutti chiaramente. Intanto da marzo saremo impegnati nella fase nazionale. Sappiamo già chi è la nostra antagonista, sarà una squadra calabrese perché ancora si deve svolgere praticamente la finale in Calabria e di conseguenza ci stiamo lavorando, insomma, anche per divertirci, per fare questa fase nazionale e poi dove si arriva, va, insomma, quindi senza nessun obiettivo prefissato, chiaramente. D'altronde così è stato fatto il progetto da parte del nostro direttore Edi Volter, praticamente, che ringrazio sempre, ovviamente, e soprattutto tutti i collaboratori, tutti gli altri dirigenti e tutti, soprattutto i ragazzi, dai giovani al più anziano, ovviamente, che stanno tanto e stanno contribuendo chiaramente per portare l'Augusta nel ruolo, insomma, che le compete, va, insomma. Pian piano cercheremo di ritornare dove eravamo una volta. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Adesso diamo la parola in rappresentanza della squadra al capitano. Il Presidente vi ha lanciato un messaggio chiaro, cioè non è che avete vinto la Coppa e ora bisogna rilassarsi, anzi bisogna aumentare gli sforzi perché ha preso un appuntamento in questo salone e quindi dobbiamo rispettarlo. Prego Peppe. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio il nostro sindaco che ci ha permesso di essere qui oggi. E, come diceva il nostro presidente, questo è stato, diciamo, il primo obiettivo che abbiamo raggiunto. Era un obiettivo prefissato e siamo riusciti a spuntarlo. Adesso c'è il secondo, che sarebbe il campionato. Il presidente si nasconde, io non mi nascondo. I nostri obiettivi sono la Coppa Italia e il campionato. E noi cercheremo a tutti i costi di riuscire nel nostro percorso che facciamo quotidianamente. E io vorrei aggiungere una cosa importantissima, che purtroppo fare sport in questo periodo è molto 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 difficile. Magari vederlo da fuori uno lo può immaginare, però noi che siamo dentro, che ci alleniamo ogni giorno, che cerchiamo di allenarci ogni giorno, sappiamo cosa significa.
perché come anticipava il nostro padron Santanello, sì, abbiamo avuto 8 casi di Covid, ma non è il problema degli 8 casi di Covid. Il problema è che non essendoci persone all'allenamento, non avendo un roster di 30 persone, già ne mancano 2-3, ovviamente allenamento non è quasi impossibile farlo. Quindi è vero sì che le persone colpite dal Covid non sono potute allenare, ma è anche vero che tutti gli altri ragazzi ci siamo allenati malamente. Perché una cosa è fare un allenamento con 10, 12, 13 persone, una cosa è cercare di fare un allenamento in 5, 6, e la cosa è molto difficile. A tal punto che la Coppa Italia, noi avevamo pronosticato un andamento nettamente diverso, perché siamo arrivati noi lì con poco fiato su fiato, con poca forza nelle gambe, dovute agli allenamenti non fatti come si deve. Nonostante ciò, quindi per noi è una doppia vittoria, perché abbiamo vinto sia la Coppa Italia in campo e sia la battaglia nostra interna che abbiamo avuto col Covid. Di conseguenza siamo, io penso di parlare a nome di tutti, siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo e ci rimetteremo di nuovo subito in campo per cercare di raggiungere il prossimo. Grazie ancora. Grazie. Sì, ora facciamo parlare Iano. Effettivamente ti ringrazio, capitano, per questo aspetto che può sfuggire o per gli appassionati dello sport sulla televisione si capisce in parte, ma effettivamente allenarsi in questo periodo, ne mancano 8, ma gli altri come ci alleniamo? Quindi, però hai detto una cosa. Ci siamo allenati male, siamo arrivati senza la giusta forza e abbiamo vinto. Quindi allenandoci e essendo tutti a completo, quindi gli obiettivi che ci siamo dati si possono raggiungere. Iano, prima che concludiamo, vieni a dare una parola tu, un saluto. Se sente così. Alzalo, mettetelo vicino. No, mi metto qua. Dai. Intanto devo dire grazie perché mi avete dato la parola, però è sempre emozionante parlare del calcio a 5, perché come diceva il Presidente e come ha detto anche Peppe, il calcio a 5 in Sicilia l'abbiamo inventato noi, poi l'abbiamo esportato fuori, perché prima c'era il predominio assoluto dei romani e dei palermitani e noi siamo stati bravi, dico noi perché io facevo parte della dirigenza, siamo stati bravi a portare il nome di Augusta ad altissimi livelli e abbiamo portato sia in nazionale e in tutta Italia fior di giocatori che ancora tuttora, come diceva il Presidente, c'è Babalù, Merlin, che è il punto fermo della nazionale italiana. E quindi quando si parla di calcio a 5 si parla di Augusta. È evidente, è importante e richiede molti sacrifici fare gli allenamenti in queste condizioni di pandemia. Perché vedete, noi con l'Associazione dei Ragazzi Disabili attualmente siamo fermi e inizierà perché la Marina non fanno entrare perché hanno avuto problemi di Covid. All'interno del Palaionio giustamente ci sono anche esigenze che devo dire c'è la massima collaborazione e disponibilità con il calcio a 5. Quindi credo che dobbiamo fare tutti quanti un po' di sacrifici, con la speranza che questa pandemia passi presto e che riprendiamo i posti che ci appartengono nel nostro DNA, perché noi siamo, diciamo sportivamente, abbiamo un materiale umano che è eccezionale. Eccezionale veramente, sia a livello di calcio a 5, di pallavolo, basket, i nostri ragazzi. Quindi cerchiamo di portare avanti noi dirigenti questa attività sportiva, perché è importante avere delle società sportive che si interessano dei ragazzi e dello sport augustano, perché significa che è l'elite della città lo sport. E questo credo che sia importante. Grazie al sindaco e voglio dire che
il sindaco e tutta la giunta, in particolare Angelo che manca oggi, Angelo Pasqua, che è una persona sportiva, credo che sanno meglio di noi cosa significa fare attività sportiva. E quindi sono convinto che questa giunta noi ce la troviamo sempre vicino. Grazie comunque e in bocca al lupo. Allora, prima di concludere, magari non c'entra niente, però consentitemi di dirlo prima di dare il pensierino al presidente che abbiamo preparato. Dalle parole di Iano non posso non fare un passaggio. Stiamo lavorando tantissimo sulle attrezzature delle sportive della città per tutti. Proprio oggi abbiamo ricevuto il decreto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è quel progetto di riqualificazione urbana e sportiva di tutta l'area della Borgata che va dall'industriale a Piazza Mattarella, dove abbiamo previsto diverse strutture sportive, è stato approvato, il decreto è stato già, abbiamo il decreto di finanziamento definitivo senza alcuna preclusione per 5 milioni di euro. Quindi questi sono tra l'altro soldi del PNRR che si devono spendere subito. Siamo sicuri di dare alla città gli spazi sportivi in tempi rapidissimi. Allora, abbiamo preparato, Presidente, la Coppa è sicuramente importante ed è il simbolo dell'impegno costante e quotidiano, però per un augustano la Porta Spagnola ha un significato ancora maggiore, quindi per ricordare questo momento regaliamo al Presidente, ma è per tutti voi, ragazzi, dirigenti e quanti altro, tutti gli altri presenti, il simbolo della nostra città, perché possa aiutarvi quando andate a giocare fuori, a pensare che non giocate per voi stessi, ma giocate per tutta la città di Augusta. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, qualcosa sulla vita. Grazie. Sì, come no? Ah, il nome avete messo, perfetto. Sì, questo è bello. Avanza, bravo. Quindi se vi serve un centravanti di sfondamento, ah? Questo periodo però due minuti col cambio veloce